Parte seconda, introduzione ai principi, introduzione storica ai principi base dell'open access. Allora, l'introduzione storica in realtà ve la risparmio, la faccio molto semplice perché l'ha fatta già il professor Benedetti stamattina e poi, ripeto, basta andare anche a leggersi la voce di Wikipedia open access per capirla. Però definiamo bene di cosa si parla per coloro che magari è la prima volta che si affacciano a questa materia. Quando parliamo di open access ci riferiamo ad un movimento culturale con l'obiettivo di promuovere un libero accesso alla letteratura scientifica. Quindi open access ha a che fare solo e unicamente con la letteratura scientifica. Difficilmente sentirete parlare di open access riferito alle opere musicali, no? Ok? Lì si parla più genericamente di open content o contenuti creative commons, una cosa del genere. I principi del movimento open access sono stati condensati in un documento sottoscritto a Berlino nel 2003 da numerose istituzioni accademiche. È noto come Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica. In realtà, come vi ho già mostrato prima, anche un paio d'anni prima, nel 2001, a Budapest c'era stata la prima, diciamo, insomma, il primo raduno di istituzioni interessate all'open access. Sì, così non dormono. Ah no, è per le riprese. Okay. Va bene, no, accendiamo la luce perché in effetti sta venendo il buio tipico del pomeriggio. Allora, ok, quindi in questa slide, che in realtà avete già visto in parte stamattina, sia da me che dal professor Benedetti, però le pietre miliari sono queste, non è che ci sia tanto da inventarsi. Quindi, per chi non l'avesse vista stamattina, in breve, la riguardiamo. Nel 2001 la Budapest Open Access Initiative è stato un po' il primo manifesto del movimento open access a livello internazionale. Poi la Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica di 2 anni dopo ha dato una definizione più chiara e concreta di quello che si deve intendere per letteratura open access. Nel 2004 la CRUI, quindi diciamo il mondo accademico italiano, ha recepito formalmente e ha aderito alla Dichiarazione di Berlino. E attualmente, come avevo scritto stamattina, sono 71, sul sito della CRUI c'è scritto che sono 71, spero che sia aggiornato, gli Atenei ad oggi hanno sottoscritto i principi della Dichiarazione di Messina. E nel 2013 abbiamo avuto la legge 112/2013 che ha recepito i principi dell'open access nell'ordinamento giuridico italiano, l'abbiamo commentata stamattina, è un solo articolo, anche se lungo, di questa legge, con tutti i limiti che ha questo articolo che ho già illustrato stamattina, quindi vi rimando a quello che abbiamo detto e al commento fatto in appendice nel nostro libro. E nel 2014, con il programma Horizon 2020, l'Unione Europea definisce principi e obblighi sempre più precisi in ottica open access. Okay, quindi questa è un po' la timeline dell'open access, quindi come storia direi che non vi dico tanto di più di questo. Questo invece mi interessa, perché finalmente arriviamo a capire perché io dico che solo quelle licenze che vi ho indicato prima, cioè le prime 2/3, possono essere coerenti con la definizione di open access. Perché la Dichiarazione di Berlino pone, vedete, due requisiti, sono due slide, che devono essere rispettati affinché si possa parlare veramente di open access, requisiti minimi. Il primo è quello che a me sta più a cuore, perché è quello giuridico, dice che l'autore e il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, attenzione agli aggettivi, il diritto di accesso gratuito, irrevocabile ed universale, e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Ok? A me sembra abbastanza chiaro che, insomma, il non commercial qua non ci sta. L'utilizzatore del diritto di accesso gratuito, irrevocabile e universale. Poi io mi sono trovato a discutere su Twitter e su Facebook con altri, diciamo, esperti del settore che mi dicono sì, fino a un certo punto però, perché in realtà anche se io metto una non commercial come licenza, per l'utente il contributo è comunque ad accesso gratuito. Però io non sono sicuro che volesse dire questo. Perché allora, se no, vale anche il semplice free, il fatto che io ti do in omaggio un PDF da scaricare, non si sa, perché in realtà dice gli utilizzatori devono avere un accesso gratuito, irrevocabile e universale.
ma soprattutto irrevocabile. Cioè, se non metto una licenza e dico semplicemente guarda, su questo sito, sul sito della mia casa editrice trovi il PDF, quella roba lì è veramente open access. Boh, perché quel PDF può scomparire dall'oggi al domani da quel sito. Se non c'è una licenza sotto che mi dice espressamente quali sono gli usi e in quali termini e per quanto tempo, io non lo so. E infatti il secondo requisito completa, il secondo requisito è più, diciamo, non è giuridico, ma è più materia dei bibliotecari, cioè della gestione dell'informazione archivistica e bibliotecaria, cioè dice che una versione digitale completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia dell'autorizzazione di quel punto precedente, quindi la licenza non è un di più, ma è un requisito, la presenza della licenza è un requisito che viene richiamato anche dal punto 2. Quindi una versione digitale completa del contributo di tutti i materiali che lo corredano, compresa la licenza, deve essere depositata e dunque pubblicata in almeno un archivio online che impieghi standard tecnici adeguati e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, da una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione limitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine. Ok? Questo è forte anche lui, perché vuol dire che il PDF messo in qualche angolino del sito della casa editrice non è open access, anche se ha una licenza open, perché diventa open access vero quando questo contenuto viene spostato, viene messo su, che ne so, l'archivio, il repository del, non so, il CRO di Aviano, come si chiama il repository del CRO? CRO Open Document ha una copia che ha caricato Levana Truccolo, o Mauro Mazzucut forse, del libro. Elena Giglia ha caricato una copia sul repository open access dell'Università di Torino. Quelli sono repository perché veramente open, perché sono curati e mantenuti da un'istituzione accademica che ha come missione quella di fare accesso aperto. La mia tesi di dottorato la trovate sul Bicocca Open Archive. È più difficile che la Bicocca faccia scomparire un archivio dall'oggi al domani, mentre è probabile che una casa editrice che fallisce o che viene acquisita da un altro gruppo editoriale magicamente faccia sparire il sito. Ok? E succede, è successo, no, se avete seguito un po' la storia di ResearchGate o di Academia.edu, quello è l'esito più probabile, perché una di queste piattaforme, finché trova profittevole e conveniente mettere a disposizione gratuitamente i contenuti, lo fa. Quando il mercato la mette di fronte alla triste realtà che magari non funziona più e quindi la pubblicità non basta, comincerà a mettere sotto chiave le cose e ha tutto il potere di farlo, è legittimata a farlo, perché è una società, è una SRL quella che gestisce il sito ResearchGate, è una società di capitali, no? Quindi loro non fanno i benefattori del mondo, non hanno una mission istituzionale pubblica che li pone a fare, li spinge a fare open access. Loro fanno attività di business attraverso una piattaforma per ricercatori e per scienziati. Ma nel momento in cui questa attività non fosse più profittevole, non fosse più oppure venisse acquisita da un grosso gruppo editoriale, ad esempio, che ha interesse a chiuderla o a mettere sotto chiave una serie di contenuti, da un oggi al domani verrebbero, tutto il nostro bello open access verrebbe chiuso. Quindi pensare, e su questo so che Elena Giglia è molto molto insistente, cioè pensare che mettere il nostro paper su ResearchGate o altre piattaforme simili proprietarie sia fare open access, perché tanto sono tutti su lì e allora è open, no, perché non basta, è per colpa di, cioè per colpa, è per effetto di questo secondo requisito. Ok, quindi anche se ci ho messo una licenza open, però devo ricordarmi che per fare vero open access il contenuto deve essere in uno di questi archivi. La somma di queste due cose fa il vero open access. Ok? Questo è fondamentale, quindi se non incontriamo questi due requisiti, sul primo effettivamente è materia mia, a me sembra di leggerlo in modo abbastanza chiaro come un invito a non utilizzare licenze non commerciali, in realtà vedo che, forse l'ho messo nella prossima slide, esatto, vedo che invece questa cosa è tollerata, vedremo un attimo cosa succederà nei prossimi anni. Le due vie per fare open access, le abbiamo anche lì citate stamattina all'inizio, le ripetiamo velocemente. Parliamo di Green Road o Gold Road, ovvero la via verde consiste nell'autoarchiviazione, self-archiving, ovvero effettuata direttamente dagli autori delle loro opere in archivi istituzionali o anche nei loro siti personali. Sui siti personali
io non sono del tutto d'accordo, perché appunto i siti personali sono soggetti allo stesso effetto di prima, perché il sito personale magari a un certo punto non lo aggiorno più, non ho dimenticato di pagare il dominio, non ho più voglia di farlo. Invece se l'archivio è istituzionale è molto più raro che succeda, no? Che domani l'Università di Trieste fallisca, non esiste, anche perché non esiste il fallimento per un'istituzione pubblica. Ok, quindi il vero open access, la Green Road, si fa, oddio, poi si sa male la vita, no, non ci credo. La Gold Road invece consiste nella pubblicazione delle opere in riviste che siano direttamente ed immediatamente accessibili ad accesso aperto. Ok, quindi una è l'autoarchiviazione, che è quella che abbiamo fatto noi del libro, no? È una monografia, quindi ovviamente non ci va in una rivista scientifica. E quindi io l'ho fatto caricare, ad esempio, su Wikimedia Commons, che è l'archivio diciamo, della Wikimedia Foundation, e l'hanno messo sull'archivio, e poi magari qualcun altro, senza che io lo sapessi, l'ha messo in qualche altro archivio. Anzi, invito, se qualcuno di voi vuole farlo, metterlo sull'archivio Open dell'Università di Trieste. La Gold Road invece ha un approccio diverso, e visto che parla di riviste, ovviamente ci si riferisce principalmente ad articoli e paper, no? Perché se vanno a finire in riviste sono articoli o report di ricerca. E qua si pone il problema che avevo già accennato prima: dove vado a cercare le riviste che non sono open access? Cioè, come si fa a sapere se una rivista è open access o meno? Per me che sono un giurista, cosa faccio? Vado a vedere la rivista e vado a vedere il colophon della rivista, che qual è la licenza che applica. No. Se la licenza che applica è una non commercial, per me quella rivista lì non è veramente open access. Ok? Capisco che non tutti abbiano questo spunto da giurista, e quindi magari si affidano ad una fonte di questo tipo, ovvero una fonte molto autorevole, perché è il riferimento principale a livello internazionale, The Directory of Open Access Journals, un sito curato da, non mi ricordo chi, però un'istituzione che si occupa di promozione dell'open access, e loro classificano tutte le varie riviste secondo una serie di criteri, fra cui, come vedete, io ho evidenziato in verde il tipo di licenza utilizzata. Però a me non torna qualcosa, perché vedo che tra le 6 licenze Creative Commons compare un Publishers Own License, cioè licenza proprietaria dell'editore. Magari sono delle licenze cioè scritte dall'editore e comunque che rispettano i criteri dell'open access, quindi va benissimo, però mi fa un po' paura scritto così, perché è un po' generico. Vorrei andare a vedere allora le singole licenze quali sono. Invece le 6 Creative Commons, stesso problema, tra le 6 Creative Commons vengono comunque inserite anche le non commercial, come vedete. Quindi agli occhi di coloro che non hanno ben presente la materia, arrivano su questo sito e vedono che comunque all'interno di un sito che si chiama Directory di tutti i giornali, di tutte le riviste open access, compaiono anche quelle con non commercial. Allora uno legittimamente pensa che il non commercial sia rispettoso dell'open access. Poi ripeto, alcuni di questi mi hanno risposto dicendo che per loro è veramente così, perché comunque anche il non commercial consente all'utilizzatore di avere il contenuto liberamente, però secondo me non era proprio quello il senso. Quindi cosa farei io? Imposterei questo filtro, adesso non ve lo posso fare perché non sono online, però vabbè, lo facciamo magari dopo. Imposterei questo filtro in modo tale che il database, la banca dati, mi dia solamente la BY SA e al massimo la BY ND. Non c'è, ecco, noto ora che non c'è il public domain, non c'è il CC0. Ma esistono riviste CC0? E PLOS? No, PLOS e BY, sì, è vero. Ma no, c'era però qualcosa. Io non ho mai trovato riviste scientifiche. Sì, forse hai ragione, forse mi confondo, è vero, sì. Data set, sì, ma sì, è vero. No, ma era, no, vabbè, me la cerco comunque. Ok, vabbè, ipotizziamo che non ce ne siano. Però ecco, io farei già questo, da purista dell'open access, farei questo. Imposterei questo filtro per avere solo le riviste, e vedete che sono meno,
perché in realtà quelle che hanno l'NC sono le più numerose, lo so che non si vede, devo ingrandire, vi ingrandisco, eccolo. Vedete che sono le più numerose? Beh no, in realtà scusate, no, ecco, scusate, ho letto male, no, c'è una cifra, CCBY è 1.536.000. Gli articoli, sì, scusami, sì. Perché magari... No, è vero, anche perché nella stessa rivista potrebbero esserci licenze diverse. Ma allora, la rivista ibrida a me non sconvolge più di tanto, l'importante è che sul singolo articolo sia chiaro qual è il... cioè che sia indicato chiaramente qual è il... Sì, però è un po' una truffa, perché poi alla fine tu paghi per pubblicare... Quello è un problema, sì. E poi paghi anche l'abbonamento, perché altrimenti non vedi quelli che sono... Quello capisco. No, allora è vero, adesso che ho zoomato mi sono reso conto anch'io delle cifre, però attenzione, se io sommo le tre colonne, le tre righe, quelle con l'NC, sono circa 410.380, insomma, arrivo a 1.000.000, quindi è vero che la BAI vince a mani basse, però poi se sommo tutte quelle con l'NC arrivo a quasi 1.000.000. Quindi è ovvio, cioè, oggettivamente, se io fossi una casa editrice, è ovvio che una clausola, una licenza con l'NC, con non commercial, mi sta più simpatica, perché posso ottenere comunque il piede in due scarpe. Dobbiamo metterci d'accordo se è o non è open access, è solo quello. Sì, esatto, per questo che mi fa paura quella riga lì dove c'è scritto publisher on license. Eh no, certo, allora. No, ma infatti publishers on license, perché mi fa paura? Perché sono 53.000 articoli che avranno ognuno la sua licenza. Non ognuno per ogni articolo, però dovrei andare a vedere. E allora lì entrano in gioco, ad esempio, dei siti tipo Sherpa Romeo, che tengono monitorate le varie policy delle case editrici e cercano di aiutarti. Cercano di aiutarti. Non sono aggiornati. Eh no, lo so, ma perché non fanno... Non sono aggiornati, nel senso, in realtà dico una cosa un po' cattiva da avvocato, nel senso che questi siti servono per darti un'indicazione, però se vuoi una risposta, in quel caso devi chiedere a un professionista una verifica. O andare nel sito della singola rivista. Oppure chiedere all'editore, ovviamente, cioè, o anche, il quale potrebbe anche risponderti, non volertelo dire, perché magari ha fatto firmare agli autori anche un accordo di non divulgazione, quindi non vuole che le politiche editoriali e i contratti di edizione circolino, questi sono problemi che abbiamo già visto. Però io adesso ovviamente nell'economia della lezione di oggi non possiamo arrivare a questo livello, però ecco, segnalo questo problema, cioè dobbiamo secondo me metterci d'accordo bene su cosa intendiamo per open access, perché secondo quello che leggo io nella dichiarazione di Berlino, mi sembra implicito e chiaro che le licenze non commercial non ci stiano proprio bene. Se poi il principale sito, la principale fonte internazionale che serve, diciamo, anche come mappa orientativa per coloro che non conoscono bene questo mondo, mi mette tra le riviste open access anche il non commercial, vabbè, allora è comunque un'informazione utile, non sto dicendo che loro stanno lavorando male, perché io comunque posso sempre dire dammi solo quelli, no? Nel database dico dammi solo quelli con la BAI e la BAI SA, va benissimo. Però un bel disclaimer qua in alto con scritto, attenzione che noi mettiamo comunque tutto, però ricordatevi che open access è solo, se voi andate sul sito di Creative Commons, quando aprite le licenze BY SA e BY ND sono di colore verde, a indicare che sono veramente libere. Le altre sono di colore giallo, no, i colori del semaforo, no? Rosso è il copyright. Verde sono quelle veramente libere e poi ci sono quelle con non commercial che sono considerate libere fino a un certo punto, ok? Come lo fa Creative Commons non capisco perché questi non lo vogliono fare, non è difficile, no? Basta colorare questi campi in modo diverso oppure fare delle sottocategorie, cioè licenze veramente open access, licenze non del tutto open access e licenze proprietarie, cioè io avrei diviso queste qua, sette righe in tre sottocategorie, così avrei fatto un lavoro più, come dire, intellettualmente più onesto.
Poi, ripeto, tanto il cappello che hanno fatto questo lavoro, che lo fanno, che lo aggiornano e che c'è uno strumento del genere, perché se no non avremmo neanche l'imposto per andare a fare questa verifica. Quindi ben venga. Però secondo me impostato così crea un po' di confusione. Sì, prego. Si sente, vero? O devo... Aspetta, facciamo così. Bella domanda. La mia, allora, io ti rispondo alla mia. La mia ho scelto io la licenza perché era una tesi che nasceva con un'ottica open access e anche open science data, già all'epoca, era il 2011, perché io volevo mettere a disposizione tutto il dataset. E lo trovate già sul mio sito e poi quando l'ho messo sul Bicocca Open Archive avevo chiesto 12 mesi di embargo, perché nel frattempo volevo fare gli articoli, tirare fuori degli articoli scientifici da pubblicare su rivista, però l'obiettivo era di essere open, la mia è una licenza open by SA, se non ricordo male, della tesi dottorato, però l'avevo scelto io, non so quanti altri miei colleghi avrebbero fatto la stessa cosa. In generale non mi ricordo. Da noi, okay. Libera scelta è sempre quella, c'è una linea guida che dice che però all'atto della scelta, della creazione, lo studente ha la facoltà di scegliere. Cioè allo studente compaiono le 6 scelte? Sì. Allora, io mi ricordo, io quando ho compilato il modulo dell'embargo c'era l'opzione 12 o 24 mesi, Bicocca al massimo ti consentiva 24 mesi, io avevo chiesto 12 perché per me era più che sufficiente, tu carichi subito il contenuto, meno così funzionava, lo carichi subito perché se no non ti puoi dottorare finché non hai caricato il file, uguale, scrivi spunti l'embargo. Loro ti chiedono copia della documentazione firmata dal professore che ti autorizza a chiedere l'embargo e quindi il file viene caricato ma rimane latente nel database fino alla scadenza dei 12 mesi e automaticamente compare e poi viene pubblicato. Questo è il meccanismo. Su quale licenza scegliere? Sì, credo che anche Bicocca, adesso che me lo dici, avesse la facoltà di scelta su tutte e 6 le licenze. E anche quello, vedi, se tu lasci scegliere tutte e 6, è ovvio che senza una policy specifica tutti scelgono la licenza più restrittiva. Cioè, i casi sono due: o scelgono la più restrittiva perché vogliono tenersi i diritti, oppure scelgono a casaccio, che forse è peggio, che poi è l'effetto che avete visto voi, no? I professori a pranzo dicevamo, i docenti, i ricercatori scrivono public domain perché pensano che public domain sia la soluzione che crea meno problemi. In realtà dipende. Cioè, da un lato è vero che crea meno problemi, ma se tu hai un contatto di esclusiva con la casa editrice, è public domain come mio nonno, cioè zero proprio, perché anzi è l'ultima opzione che puoi scegliere, perché in realtà nessun'altra puoi scegliere, perché se hai un contatto esclusiva dovresti chiedere l'autorizzazione alla casa editrice, la quale sceglie lei quale licenza mettere. Un problema legato proprio alla consapevolezza, quindi già le persone presenti oggi usciranno da qua con quel livello di consapevolezza sufficiente per poter fare sta cosa. Però non sono mai abbastanza, nel senso che non sono mai tutte quelle che poi fanno questo tipo di attività. E fanno le scelte soprattutto. Esatto, solito discorso.